Quando poco dopo le 6 del pomeriggio di ieri a Torre Annunziata nel Napoletano sono stati recuperati i primi corpi del crollo della palazzina a Torre Annunziata, si era effettivamente capito che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Nell'edificio crollato abitavano due famiglie, composte da due genitori e due bimbi di 8 e 11 anni e un'altra composta di quattro persone. Si è venuto poi a sapere che tra le vittime c'era anche un dipendente del comune campano e la moglie. Lo aveva detto il sindaco della cittadina di Torre Annunziata, Ascione. Dunque, un crollo avvenuto inspiegabilmente. I primi due piani crollati, gli altri due, il terzo e il quarto, miracolosamente rimasti in piedi. Ma c'è il pericolo che possano crollare da un momento all'altro. Le cause della tragedia saranno esaminate nei prossimi giorni, ma quello che più colpisce è il fatto che sia stato solamente un rumore a far cominciare tutta questa tragedia. Le ricerche procedono con cautela, con troppi carichi pendenti e bisogna cercare di mettere quanto prima in sicurezza l'area. Intanto responsabilità e polemiche stanno venendo alla luce in queste ore per l'allarme che è stato sottovalutato da Comune e anche altri enti. Vigili del fuoco e Comune, insieme a polizia, carabinieri e polizia municipale, stanno cercando di mettere in sicurezza la zona e intanto il recupero dei corpi prosegue. Mimmo Sera, Speciale News.